Ben arrivati, ben ritrovati. È stato bello ascoltare al buio Impressioni di settembre, forse non per tutti, ma per alcuni sì. Non è proprio una canzone erotica, ma una canzone che ha tanto sentimento e che si lega intanto al periodo che stiamo vivendo, attraversando dal punto di vista, diciamo, delle stagioni e dei mesi. Insomma, siamo alla fine di settembre, questo è abbastanza chiaro a tutti. Lo ripeto a me stesso perché non sono molto lucido questa sera, non per il vino, per altre ragioni. E poi perché abbiamo sempre avuto l'impressione che la serata erotica fosse proprio erotica, la serata dedicata. Allora, questa sera raccoglieremo al termine della serata le vostre impressioni di settembre. Giocheremo un po' come si faceva un tempo a casa Tognazzi, quando Ugo Tognazzi invitava nelle sue cene i 12 apostoli, li riuniva attorno ad un tavolo, cucinava, qualche volta forse tentava pure di avvelenarli, e alla fine davano il voto alle sue pietanze. Noi non daremo il voto questa sera allo chef Andrea Nizzi, perché lo chef Andrea Nizzi sicuramente sarà superlativo e dunque non potrà essere né contestato né contestabile, ma daremo il voto agli scrittori protagonisti di questa serata, un po' di Eros volume 4. Ecco, l'unico uomo in mezzo alle donne. Adesso spieghiamo anche l'arcano dell'uomo, perché l'uomo in mezzo alle donne. Ci sono tre nomi. Farfallina. Abbiamo tutti le mani su. Ok, allora, Farfallina, ma non alzate le mani. E non sappiamo chi sia Farfallina a questo tavolo. Abbiamo Martina Mars, ma non sappiamo chi sia Martina Mars. In più c'è Eva Lieni. Allora, per giocare con il cinema e con il cibo, uno dice, pensa agli alieni e pensa a Mars o a una barretta di cioccolato e di caramello, oppure al pianeta rosso. Allora, se vogliamo contaminare un po' l'inglese con il romanesco, potrebbe essere Aliens from Mars che se pappano la farfallina, che se mangiano la farfallina. Ma questo è un titolaccio così, insomma, vabbè, visto che siamo in vena di cibo, cinema e tutto quanto, però continuiamo a non conoscere l'identità di ciascuno di voi o ciascuna di voi. Ora la svegliamo, possiamo farlo, e alcuni si aspettano grandi cose da Farfallina. Farfallina è questo signore. No, ve lo dicevo io. Vabbè, ti ho bruciata. Lo dicevo io. Vabbè, ma lasciami condurre, adesso chiedo chi sei tu. Adesso. È quello che passa al convento, il convento mi ha pregato stasera. L'applauso comunque è scattato spontaneo, adesso se lo prendono anche le tue colleghe, vediamo, perché mi presento. Grazie. Eva Alieni, eccola qua, amica di Alieni, no, è Alieni bravissimo però, Eva. Tentatrice, insomma, non spieghiamo Eva la mela, ovviamente è l'editore, perché deve vendere, la mette rossa, accesa, è una mela rosso fuoco, insomma, l'editore gioca tutti gli anni, Massimo Casarini, Darmstadt Edizioni, tutti gli anni pubblica antologie dedicate alla letteratura erotica, raccogliendo i migliori racconti erotici italiani, e inevitabilmente gioca con copertine che devono attrarre, che devono in qualche modo farci entrare nell'atmosfera. Due libri di questa sera, Peccati di gola e Tutto quello che vuoi. Per parlare di questo non ci saranno solo Eva Lieni e Farfallina, ma ci sarà anche Martina Mars. Grazie Martina. Di Modena, vabbè. Noi di fare. No, allora giustamente Farfallina tiene a sottolineare che lei è un po' forestiera, diciamo così, è sempre emiliana, è di nostro, dai. La teniamo dalle nostre parti, però insomma è di Modena, l'accento è diverso. Invece abbiamo due autori parmigiani. Ora, per chiudere, dicevamo che questi autori fanno parte di due antologie. Loro sono giocati di Farfallina, sono rimasti delusissimi perché pensavano a qualcos'altro, ma non si sono ancora ripresi dai scioccati. È colpa tua, Farfallina. Adesso. Allora, la chiudiamo prima di far arrivare l'antipasto. Volevo solo dire, e mi sembra doveroso ricordarlo, che sia Farfallina che Martina Mars hanno nuovi loro racconti inseriti nell'antologia Peccati di gola 2014, i migliori racconti erotici tra Eros e Cibo. Invece, Eva Alieni quest'anno concorre per gli Oxea Award, che sono gli Oscar della letteratura erotica, vengono assegnati ogni anno in Italia, ogni anno vengono attribuiti a Zibello, il giorno dopo Mangia come scrivi. Noi giochiamo da anni con l'anteprima del Festival della letteratura erotica, il giorno dopo, domani, sabato 27 settembre, a Zibello, la patria del Pulatello, si svolgerà la quarta edizione del Festival Un po' di Eros, dedicato alla letteratura erotica e all'arte erotica. Ci saranno gli Oxea Award
e che verranno consegnati a tanti scrittori che verranno da più parti d'Italia. Però, visto che siamo in tema, visto che le impressioni degli scorsi anni sulle serate rotte, che erano che fossero più serate per educanti che per gente, come dire, navigata o comunque appassionata di letteratura erotica, un po' bollente, un po', ecco, per domani, per alzare la temperatura, hanno pensato di chiamare Franco Trentadance, ma non lo presenteremo noi, né io, né l'editore Massimo Casarini. Sì, ah, lo presento io, vabbè, domani presento pure io. Presento anche Trentadance, ma stasera presento loro, per cui sono... Ecco, lui lo vuole iniziare. Lui è stato il maestro. Ai racconti. Lui lo spoglia. Va bene, insomma, non desideriamo di cose piccanti, ne arriveranno e i piatti cominciano ad essere intanto desiderati e li vogliamo vedere. Arriva l'antipasto, poi parleremo dei vini. Ecco, l'unica cosa con i vini, visto che Claudio Ricci ce li ha comunicati con qualche giorno di ritardo, non ci ascolta nemmeno, è che questi vini vengono dal Trentino e pasteggeremo con Pisoni Rosé, sia per quanto riguarda l'antipasto che per quanto riguarda il primo piatto. Con il secondo ci sarà un Terol de Vogna, abbinamento alla carne, al piatto di carne, e aiutami Letizia, sul dolce, passito e anche grappa del Trentino. Per cui beviamo, mangiamo, leggiamo. Grazie e buona serata erotica a tutti.